i brilli gli devi buttare giù con la palla di quegli altri, non con la nostra. Mi sembra io a concerto. Anche in un bar di massima sicurezza. C'è qualcosa di strano. Secondo me sarebbe opportuno andare dalla polizia. Si sa a noi cosa ha fatto. Non potevi giocare a carte e basta come tutti i vecchi. Il mistero è dietro l'angolo. Ci vedi proprio bene te, eh? Questo non è un bar. È diventato un girone infernale per colpa vostra. Una squadra di detective formidabile. È morto o l'hanno ammazzato? Potrebbe essere ancora la mafia. Secondo me si è fatta aiutare dalla CIA. Il discorso fa una piega, eh? Che non si fermerà di fronte a nulla. Che volevi aumentare? Volevo aumentare il culo. Un posto fa da bali a quattro disertori dell'ospizio in crisi d'assistenza a domicilio. Piano, su. Sono intenzionata a riaprire il caso. È un pazzo. Qualcosa da bere? Che mi offri? Acqua. Buona. Come nel gioco della carta più alta, 50-50. L'arma del delitto ci dirà anche il colpevole. Come sarà intelligente il mio nipote? Mi andrà a piangere. Ti confesso, Viviani, che ho sperato che ci fosse lei dietro queste fantasie dei pensionati. Dietro a quelli ci può essere solo il manicomio. I delitti del Barlume. Venerdì alle 21.15 in prima visione su TV8. Oh, ma te sei proprio un coglione, eh? Sei da Guinness dei primati.